quando è partito l'allarme coronavirus siamo stati tutti, ed io per prima, abbastanza increduli. Capiamo che siamo fondamentali, ma non ci montiamo neanche la testa, nel senso che comunque sia il nostro lavoro deve proseguire e deve andare avanti. Abbiamo dovuto su due piedi sgomberare l'ufficio. Da una parte c'era sicuramente chi era molto spaventato e dall'altro che invece ha veramente tirato fuori il meglio di sé in termini di spirito, ma anche proprio di solidarietà nei confronti dei colleghi. Qua viene fuori la differenza della cooperativa, cioè noi ogni minuto abbiamo a che fare con 500 associazioni di volontariato. È tutta verdura, frutta, che ci permette giustamente di andare a superare il fabbisogno giornaliero dell'associazione. Buonasera. Ah, buonasera. Lei chiama per la spesa? Ci sono persone che chiamano e che in un qualche modo vogliono parlare, raccontarsi. Le melanzane, a filetti, eccolo qua. Noi quotidianamente consegniamo, diciamo mediamente, 20-30 spese. Quindi nel tempo ne stiamo consegnando parecchie centinaia. Nei momenti di crisi capitano anche le cose meravigliose. Ci siamo radunati tutti, è stato emozionantissimo, davvero. Quello ce lo ricorderemo per sempre.